Odessa, Ucraina. Da qui ogni anno partono oltre 1,5 milioni di migranti. Destinazione Unione Europea. L'emigrazione alimenta la crescita della popolazione europea più di quanto non lo faccia la differenza tra nascite e morti. L'emigrazione in Europa è importante anche per l'ormai cronica mancanza di manodopera. I punti d'ingresso per l'Unione sono diversi, vista l'estensione dei confini esterni. Uno dei più battuti è sul confine orientale, dove l'Unione ha deciso di lanciare un programma di cooperazione globale. Lo scopo è promuovere flussi di migrazione legali, bloccando l'arrivo di clandestini e massimizzando gli effetti positivi della migrazione nei paesi d'origine. Il programma è sviluppato in collaborazione con i paesi di transito e d'origine. Fino a questo momento, ecco cosa è accaduto. Si prenda per esempio la piccola cittadina di Chop, in Ucraina. Da qui è facile raggiungere quattro paesi: Romania, Ungheria, Slovacchia e Polonia. I viaggi dei migranti spesso si arrestano qui, in questo centro d'accoglienza. Molti migranti arrivano da Georgia, Moldova, Cina, Afghanistan, Pakistan e India. Vengono fermati perché non hanno nessun documento di identità. Le ONG come questa, aiutate dai fondi europei, sostengono i migranti in transito. C'è anche chi parte a causa di conflitti e persecuzioni. Costoro possono chiedere asilo. Qui ricevono protezione e assistenza. Torniamo a Odessa, al quartier generale della missione europea per l'assistenza ai confini, la EUBAM. Il suo obiettivo è mettere a punto e integrare sistemi di controllo per facilitare flussi legali. Una delle priorità di questa missione è aiutare le autorità moldave e ucraine a prevenire l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani e aiutarle nelle indagini. Jean-Pierre Abarelli è uno dei massimi esperti del settore, scelto da tutti i 27 Stati membri dell'Unione. Ci avviciniamo a uno dei posti di frontiera più importanti tra Ucraina e Moldova. Stimiamo ci siano 3 milioni di transiti all'anno. Nel concreto diamo consigli e assistenza ai nostri colleghi ucraini e moldavi perché raggiungano gli standard europei nella gestione delle frontiere. Sur leur chemin vers les standards européens de gestion des frontières. Chi arriva al confine deve essere controllato, chi ha a piedi da una parte. I veicoli sono controllati invece per categoria. I responsabili della missione non eseguono controlli perché non hanno un potere esecutivo, ma danno dritte e consigli. La linea rossa indica i confini nazionali. Qui c'è l'Ucraina e lì la Moldova. Combattere l'immigrazione illegale è uno dei doveri della polizia di frontiera. Da questa parte del confine controlliamo i cittadini moldavi che vogliono viaggiare in Europa. Ci sono casi di immigrazione illegale quando si vuole attraversare il confine in ogni modo. Граждан Молдови з целью легального виїзду в іноземні країни Європи. Si combatte anche il traffico di esseri umani e il contrabbando. Ci spostiamo nel cuore della Moldova, nella sua capitale, Chisinau. In molti qui vorrebbero partire. L'Unione Europea cerca di promuovere anche canali migratori legali. Nel 2008 la Moldova ha concluso un partenariato per la mobilità con l'Unione e 15 paesi europei. Concretamente l'accordo provvede a fornire informazioni pratiche sulla migrazione e i canali legali della migrazione. Fornisce anche gli strumenti per gestire i flussi in senso contrario,
la domanda di chi, fatta un'esperienza all'estero, vuole tornare a casa. Ci troviamo nel Job Expo Center di Chisinau. Si dà assistenza a chi cerca lavoro e a chi ha un lavoro. Questo centro aiuterà anche a lanciare un nuovo progetto europeo che sarà implementato dall'Agenzia svedese del lavoro. Il progetto aiuterà i moldavi che tornano a casa a trovare un'occupazione e a vivere onestamente. Tamara potrebbe beneficiare di questo progetto. Ho lavorato in Israele per 6 anni, poi sono tornata in Moldova. Con i soldi risparmiati in questi anni facendo la badante, Tamara ha potuto comprare un piccolo appartamento alla periferia di Chisinau, dove vive con il figlio. Sta riflettendo sul fatto di vivere qualche anno in Moldova per poi ripartire. Pensa che si servirà dell'assistenza che il progetto europeo le offre. Queste iniziative sono le benvenute, promuovono l'immigrazione legale. Conosco molte persone che vogliono andare all'estero. Devono farlo in condizioni estreme, pagando 4.000 euro, imbarcandosi su carrette o nascondendosi dentro le cabine dei camion. Una parte del programma consiste nell'aiutare chi è all'estero a fare trasferimenti di denaro verso il proprio paese più facilmente. L'anno scorso in totale i moldavi hanno mandato a casa oltre 1 miliardo di euro. Questa giovane coppia vive a Bruxelles, ma la nostalgia di casa è forte. Vadim lavora come consulente, Cristina studia all'università. Non è facile, ma ripaga nel lungo periodo. È importante investire su se stessi, perché si possono usare queste abilità una volta a casa. Su un fronte l'Unione deve combattere l'immigrazione clandestina, sull'altro deve fare dell'immigrazione un'opportunità per i migranti, per i loro paesi, i paesi di destinazione. E questo è il risultato che il programma europeo si prefigge.